Sì, allora, questa mozione, come dicevo, scaturisce da un lavoro attento fatto dalla Commissione Capitolina Commercio insieme ai membri di maggioranza, alla Commissione Turismo, alla Commissione Mobilità e all'assessore Caferotti, la sindaca e l'associazione di categoria che hanno redatto una serie di importanti di misure che potrebbero favorire la ripartenza del commercio nei periodi in cui purtroppo non ci dovranno essere, non ci saranno dei DPCM che a tutela della salute e sicurezza dei cittadini chiederanno la chiusura degli esercizi commerciali. Alcuni di questi importanti provvedimenti riteniamo che possano essere realmente efficaci perché vanno a introdurre delle forme di ausilio appunto alle attività produttive ricettive che secondo noi possono funzionare. Alcune idee sono già state implementate in alcuni comuni e comunque vado a implementare la totalità delle forme previste dalla mozione. Cosa si vuole portare avanti? Per esempio, si chiede di promuovere la collaborazione sempre con l'associazione di categoria per la realizzazione di disponibilità di spazi di smart working, anche magari attraverso strumenti di prenotazione per evitare gli affollamenti, dove lavorare e ristorarsi. Quindi questa è un'iniziativa già che è stata realizzata in alcuni comuni, a promuovere iniziative quali i tour culturali e particolari eventi culturali che possano coniugare lo shopping con altre esigenze, appunto, attraverso la collaborazione con librerie, biblioteche, associazioni culturali, la promozione di eventi e tour sportivi, che in realtà in parte è già stata fatta per i grandi eventi sportivi che sono stati fatti sulla capitale nel corso di questa consiliatura, a istituire un albo delle iniziative ludico-culturali commerciali ricorrenti in maniera tale da costituire appunto un appuntamento ricorrente cui possano riferirsi tutte queste le associazioni di ciascun settore. E poi a promuovere, a trovare ulteriori stanziamenti per finanziare alcune di queste iniziative, come ad esempio il bollino del Rome Safe Tourism, appunto per un turismo sicuro, che è qualcosa che è stato identificato anche dall'assessorato allo sviluppo economico, ma anche dal ministro degli esteri, come un attrattore importante per i turisti stranieri non appena si riapriranno, diciamo, le frontiere con una questione normalizzata. Altre iniziative, potremmo parlare di E io pago, una proposta già implementata da alcune associazioni di categoria ristoratori, dove l'esercente propone di pagare il parcheggio a chi viene a mangiare nella città storica o in altri luoghi dove viene realizzata questa iniziativa. Altra iniziativa è il cibo che non pesa, quindi uno sconto sul pranzo o sulla cena per diciamo, chi viene con mezzi ecosostenibili e si reca in centro con mezzi ecosostenibili. Poi qualcosa che viene già realizzato sono le piattaforme di e-commerce promosse da Roma Capitale, sia per i mercati che per tutte quelle strutture piccole e medie che poi potranno usufruire di questo servizio, visto che oggi internet rappresenta un punto importante di approvvigionamento per la clientela. Ci sono poi giornate e eventi dello shopping di vario tipo, reopening room, Green Friday, quindi iniziative sulle rinnovabili. Vado a concludere per sintetizzare meglio, visto il tempo a mia disposizione. Dico solo alcuni nomi: beh, il Black Friday tutti lo conosciamo, riparti con gusto, fashion and hairstyle, quindi in questo caso moda e se vogliamo ed estetica, sono all'insegna di questa iniziativa. La notte bianca, non appena avremo una situazione normalizzata, Room Sweet Room, una giornata dedicata alla promozione dei dolci tipici romani, e poi altre iniziative
quali eventi nei mercati rionali, come animiamo i mercati ed altre iniziative. Si chiedono poi agevolazioni tramite la MIC Card per usufruire di agevolazioni e sconti presso una rete di esercizi commerciali selezionati e all'iniziativa di mobilità come le navette elettriche, il potenziamento, cosa che in particolare è stato già fatto dalla sindaca col potenziamento delle navette in centro, e il battello sul Tevere, che è un'iniziativa interessante che prevede delle stazioni, un servizio di trasporto passeggeri sul Tevere con delle stazioni di hop-on/hop-off che permettano, insomma, di visitare la città da un'altra prospettiva. Queste sono tutte le iniziative portate avanti e proposte da questa mozione che chiedo all'Aula di valutare eventualmente. Grazie, Presidente.